Benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi andremo a parlare di alcune cose molto interessanti. Ti ricordo di iscriverti al canale per stare sempre aggiornato su Fortnite. Lascia un bel mi piace per supportarmi, commenti e condividi. Iniziamo subito. Iniziamo a parlare di Deadpool. Infatti, da un utente è comparso Deadpool in questa schermata. Praticamente si può notare che ci sono due Deadpool, uno al gabinetto e l'altro vicino al computer, come potete vedere in questa immagine. Questo è un bug. Comunque qui possiamo anche vedere dove si trova il cartone del latte di Deadpool, che si trova vicino ai cuori a sinistra, come potete vedere. Quindi sappiamo già la posizione del cartone del latte di Deadpool, che è una sfida della settimana numero 2 che deve ancora uscire. Comunque questo è un bug. Ma come si fa a ricevere Deadpool? Per ricevere la skin Deadpool bisognerà completare in teoria tutte le sfide delle settimane. Per adesso abbiamo soltanto la settimana 1. Vi faccio vedere anche un'altra cosa molto interessante. Guardate questa immagine. Qui possiamo vedere che ci sono due spade. Guardate. Praticamente si pensa che queste due spade sono lo zainetto della skin Deadpool. Infatti non abbiamo ancora visto lo zainetto di questa skin, ma come potete vedere da questa immagine possiamo notare che ci sono due spade, le spade che possiamo vedere qui. Praticamente quindi confermato che sarà questo lo zainetto della skin Deadpool. Poi andiamo a parlare di un'altra cosa molto interessante, ovvero di un nuovo veicolo in arrivo. Stiamo parlando degli elicotteri. Infatti, guardate, infatti nel trailer capitolo 2 stagione 2 di Fortnite possiamo notare che c'è un elicottero che sta atterrando sopra il tetto dell'agenzia. Ve lo faccio vedere meglio, eccolo qua, guardate. Possiamo quindi confermare l'arrivo di questi elicotteri. Nei file di gioco è stato trovato anche un audio per quanto riguarda l'elicottero. Poi, se vi ricordate bene, nella stagione 8, in una schermata di caricamento si era vista la girosfera, e poi in un aggiornamento successivo hanno aggiunto il veicolo girosfera. Quindi ci possiamo aspettare nei prossimi aggiornamenti l'arrivo dell'elicottero. Guardate, nella mappa infatti ci sono anche diversi eliporti. Vi faccio vedere anche un'altra immagine. Guardate, qui possiamo vedere l'elicottero che sta atterrando alla grotta. Quindi un'altra conferma dell'arrivo degli elicotteri. Poi andiamo a parlare degli aggiornamenti. Infatti si è visto che la patch 12.10 e la patch 12.20 sono già pronte. Quindi aspettiamoci degli aggiornamenti settimanali per quanto riguarda questa season. Quindi in teoria ritorneranno gli aggiornamenti settimanali. Aspettiamoci quindi un prossimo aggiornamento nella prossima settimana. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa molto interessante, ovvero come sbloccare due obiettivi nascosti. Perfetto, andiamo a vedere come ricevere due obiettivi che fanno riferimento a due film. Per sbloccare il primo obiettivo basta prendere un motoscafo e andare qua, lo squalo. Guardate, ci serve una barca più grossa, questo fa riferimento a un film. Andiamo a vedere l'altro obiettivo. Mentre per sbloccare l'altro obiettivo bisogna andare qua, lo yacht. Per sbloccare questo obiettivo bisogna avere l'emote posa a T. Praticamente bisogna andare sullo yacht, andare qua, usare posa a T e sbloccheremo obiettivo. E questo obiettivo fa riferimento al film Titanic. Comunque questo video finisce qua, spero che sia piaciuto, mi raccomando iscriviti al canale per stare sempre aggiornato su Fortnite, lascia un bel mi piace per supportarmi, commenti e condividi. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi.